Le chiedo perdono, ma è per fatto anche Chiedo scusa. di pari opportunità per tutti. Diamo adesso la parola alla Federazione Italiana Liberi Editori, al dottor Roberto Paolo. Grazie Presidente. Innanzitutto vi porto i saluti e le scuse del Presidente della Federazione Caterina Bagnardi, che è stata impedita a partecipare per una banale influenza, delegato me, che sono comunque componente del direttivo nazionale. Ma io sono anche un giornalista e sono anche un socio di una cooperativa che fruisce dei contributi editoriali e pro tempore anche il Presidente del Consiglio di amministrazione di questa cooperativa fatta da noi giornalisti e poligrafici. Quindi le cose di cui discutete qui ci toccano, le viviamo quotidianamente sulla nostra pelle. Come file noi condividiamo l'impianto generale della riforma, in particolare del progetto di legge Coscia, anche se riteniamo di dover approfondire qualche punto specifico. Che prima di entrare però nell'esame dei punti specifici, devo fare una premessa generale sulla dicotomia tra informazione sulla carta stampata e informazione digitale, di cui molto si parla, anche in queste audizioni precedenti se ne è parlato. Qualcuno, quando affronta questo tema, dà per scontato che l'informazione sulla carta sia morta o sia vecchia, stia per morire e che ci dobbiamo immediatamente spostare tutti sull'informazione digitale. Ma a ben vedere la realtà dei fatti e i conti e i numeri che rappresentano questa realtà, le cose non stanno assolutamente così. Se andiamo a vedere i principali portali internet di informazione, parliamo quindi di informazione generalista, quelli che veicolano la quasi totalità del traffico sui siti di informazione sono tutti siti che si strutturano su delle redazioni di giornali cartacei preesistenti. Al di fuori di questi, e al di fuori di piccoli siti locali che non producono reddito per produrre occupazione, non riescono a produrre occupazione, i piccoli siti locali danno lavoro a una persona, sono siti monofamiliari, al di fuori di questi cosa c'è? C'è un marasma di clickbaiting, bufale, copia e incolla, jump news e informazione e spazzatura. Questo cosa testimonia? Testimonia il fatto che per fare informazione di qualità occorrono grandi investimenti in personale specializzato e professionale. E il web ad oggi non produce ricavi tali da consentire questi investimenti, se parliamo dei siti di informazione web e non altri mezzi digitali. Infatti, quanti ricavi produce l'informazione sul web? Prendiamo per esempio il gruppo Caltagirone Editore, che è rappresentativo perché ha giornali in 5 regioni da sud a nord e ha fatto investimenti importanti nel campo digitale. Ebbene, oggi i dati che ci dà è che i ricavi per copie vendute sul web sono il 6% del totale dei ricavi delle copie vendute. Vuol dire che il 94% dei ricavi delle vendite viene da vecchio, obsoleto, cartaceo. E anche per la pubblicità, il fatturato di pubblicità sul web è pari all'11,6% del totale del fatturato della pubblicità del tutto il gruppo Caltagirone Editore. Vuol dire che l'88,4% dei ricavi per pubblicità viene dal vecchio, obsoleto, pubblicità sul mezzo cartaceo. Quindi senza la carta oggi non esisterebbe nemmeno l'informazione di qualità sul web che conosciamo oggi. Questo non vuol dire che siamo contrari all'innovazione, al passaggio sul digitale, al contrario, molti dei nostri associati già 15 anni fa sperimentavano forme di interazione con i contenuti cartacei, con multimedialità, web TV, radio sul web. Non è che non l'abbiamo fatto e non è che non lo facciamo, bisogna continuare a farlo, ma l'informazione digitale oggi può essere complementare, ma non sostitutiva, non può essere alternativa oggi alla produzione di informazione su carta di qualità. Proprio perché al momento l'informazione sul web non è sostenibile economicamente da solo, almeno se si vogliono fare dei giornali di informazione di qualità e anche se pensiamo a dei siti di informazione locali. Ma questa era una premessa generale, passiamo invece al contenuto delle proposte di riforma. Per noi è imprescindibile, preliminarmente, come diceva il collega prima, indispensabile ripristinare il diritto soggettivo. Cosa accade oggi? Oggi noi siamo obbligati ad assumere del personale con contratto nazionale di lavoro giornalistico, ben venga, a tempo indeterminato, sia chiaro. Siamo obbligati a pagarli, questo sia chiaro, perché i pagamenti sono tracciati. Se noi non paghiamo le retribuzioni, non abbiamo accesso al contributo. Dobbiamo pagare i contributi, le tasse, poi dobbiamo pagare carta, stampa e distribuzione. Poi, dopo un anno, dobbiamo rendicontare tutto questo con pagamenti tracciabili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esamina e poi ci riconosce il 50% di questi costi per personale, per carta, stampa e distribuzione, ripeto, sostenuti un anno fa, nel 2014. Solo che accade nella realtà, accade che a dicembre puntualmente il governo dice: purtroppo non abbiamo soldi sul fondo per l'editoria, quindi non vi possiamo riconoscere i costi che avevamo promesso per legge. Quindi vi diamo soltanto il 56% di quel 50% a cui avete diritto, come è accaduto l'anno scorso. O quest'anno il 63%, come abbiamo appreso il 1° dicembre, lo abbiamo appreso.
che dei costi che abbiamo sostenuto nel 2014 ci verrà dato questo mese, nel dicembre 2015, soltanto il 63% del 50% che la legge ci riconosceva. Quindi i nostri bilanci, fatti su previsioni, fondati sulle previsioni di legge, vengono completamente smentiti poi puntualmente dal governo. Questa è una situazione economicamente insostenibile per qualsiasi azienda che voglia chiamarsi tale, ma ancora di più un problema di democrazia. È un problema per il pluralismo, perché oggi c'è il governo Renzi, domani ci sarà un altro governo, Salvini, governo Grillo, arriverà un altro, chi sia, autonomamente, di anno in anno, può decidere di fatto di abolire il contributo pubblico all'editoria, senza passare per il Parlamento, senza modificare alcuna legge, basta che depaupera il fondo per l'editoria, lo riduce al lumicino, toglie liquidità alle aziende e le testate chiudono, come sta già accadendo, come abbiamo detto. Quindi di anno in anno noi siamo soggetti all'arbitrio dell'esecutivo. Abbiamo un guinzaglio, e questa non è l'indipendenza della stampa, questo è un sistema che esisteva anche nel ventennio fascista, funzionava così. Quindi è imprescindibile ripristinare il diritto soggettivo. Ora, è ovvio che ripristinare il diritto soggettivo può portare a problemi di liquidità per le casse dello Stato, dice non abbiamo però quest'anno liquidità, va bene, però dovreste esaminare, di inserire nella riforma una previsione per cui se quel 50% dei costi non può essere interamente versato come liquidità, lo si riconosce come credito d'imposta con cui le aziende pagheranno poi magari l'anno prossimo i contributi e le tasse. E sempre restare sul tema del pluralismo, che è centrale in questa riforma, abbiamo detto che è impensabile che poi il pluralismo sia demandato a un esecutivo, a un governo, perché i giornali per essere indipendenti non possono essere soggetti all'esecutivo. E allora in quest'ottica, qui è un principio elementare, no? Lo si studia a scuola elementare, in quest'ottica noi riteniamo, vi chiediamo di valutare se sia il caso, se sia corretto come oggi, che l'istruttore delle domande, il loro esame e poi la loro approvazione concreta sia demandata a un dipartimento che è della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè emanazione dell'esecutivo. O se non sia invece il caso di rendere questo dipartimento indipendente davvero, e cioè affidarlo a un'autorità indipendente, a un'authority, una nuova, una che già esiste, che magari si occupa di competenze nello stesso settore, nel settore della comunicazione. È una cosa, secondo me, su cui dovreste riflettere. E sempre sul tema dell'indipendenza ci preoccupa particolarmente una previsione del disegno di legge Coscia, l'articolo 3,2 lettera A primo capoverso, dove si dice che da oggi in poi i contributi andranno soltanto a quelle testate, leggo testualmente, che esercitano un'attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale, eccetera eccetera, tante belle enunciazioni di principio bellissime, ma poi nei fatti chi la fa questa valutazione sul contenuto dell'informazione prodotta da queste testate? È un elemento pericoloso per la democrazia, perché si sottopone il contributo a una censura da parte di un organo che è l'esecutivo e che deve mettere bocca sui contenuti delle testate. Ora, a noi è chiaro che la finalità di questa norma è quella di escludere dal contributo giornali troppo specialistici che non sono ritenuti tutti meritori di tutela, penso per esempio a giornali di scommesse, però non possiamo fare una previsione del genere, perché anche, tra l'altro, è facilmente eludibile, perché il giornale di scommesse si doterà di 4 pagine di attualità e politica e poi ne farà altre 48 di scommesse, e chi decide se quello è sufficiente ad essere una testata generale o no? Quindi noi siamo contrari a qualsiasi forma di censura. Ultime due cose importantissime, Presidente, mi devi concedere di dirle, e poi chiudo, il resto rimando alla memoria scritta. C'è altre due previsioni tra loro collegate nel progetto di riforma Coscia-Rampi che ci preoccupano molto. Si afferma di voler legare sempre più il sostegno pubblico alle copie vendute, e si stabilisce un tetto del 50% dei ricavi per copie vendute e per fatturati. Lo si fa, lo capiamo, perché si vuole evitare quel fenomeno molto antico dei giornali fantasma, che erano fatti e non arrivavano nemmeno nelle edicole, perché andavano direttamente al macero. Ma quelli giornali fantasma non esistono più, perché le riforme già hanno previsto che molta parte del contributo sia legata alle copie vendute. Ci sono anche dei parametri stringenti tra quelle copie che tiriamo e le copie che vendiamo, che dobbiamo rispettare per avere accesso al contributo. Quindi quel fenomeno è già superato. Oggi si chiedono altre previsioni, parametri più restrittivi, ma legare alle copie vendute il contributo significa andare a favorire quei giornali che vendono di più, quelli che hanno meno bisogno del contributo. State creando un Robin Hood al contrario. E paradossalmente si crea anche un divario maggiore tra nord e sud, perché è chiaro che il giornale locale di Varese avrà un fatturato più alto del giornale locale di Benevento, e andrete a dare più contributi ai giornali del nord, farete chiudere le testate del sud, dove ci sono indici di lettura più bassi, dove ci sono imprese che hanno meno soldi per fare pubblicità, eccetera. Mi perdoni, ma deve concludere. Concludo con l'ultimo punto, i fondi per l'editoria, dove rintracciare i soldi per finanziare il fondo per l'editoria. Di questo non c'è traccia nelle leggi di riforma, si lascia tutto com'è, cioè si prendono dal bilancio dello Stato, cioè dalle tasse dei contribuenti e delle imprese.
Noi pensiamo che ci possa essere una soluzione alternativa. Si crei un contributo a carico delle aziende che fatturano più di 100 milioni di euro. Un contributo percentuale infinitesimale, pensiamo a uno 0,05%, sono 50.000 euro per ogni 100 milioni di euro di fatturato, un'inezia per loro. Però in questo modo lì si concede a queste aziende, grandi aziende, penso alle banche, le assicurazioni, così lo Stato finanzia il fondo per l'editoria a costo zero. A queste grandi aziende che non fanno pubblicità sui nostri piccoli giornali a contributo, gli si concede la detrazione fiscale per questo contributo e in più i giornali che ricevono il contributo si obbligano a fornire pagine e spazi pubblicitari per le pubblicità di queste grandi aziende che oggi non fanno pubblicità sulle nostre testate. Così si risolve capra e cavoli. Grazie. Grazie, dottor Paolo.